e benvenuti a tutti alla terza ed ultima serata del ciclo Armonia e Caos, organizzata da Terra Viva con la collaborazione di alcune associazioni e aziende presenti sul nostro territorio. È una serata con un tema particolare, tema delicato, e avremo modo di parlarne con i nostri relatori e di approfondire anche l'argomento. Fuori dall'angoscia, paure da superare, un percorso possibile. In Oriente si pratica l'arte del Kintsugi. È un'arte che suggerisce di non buttare ciò che si rompe. La rottura di un oggetto non ne rappresenta la fine. Si deve sempre tentare di recuperare e nel farlo ci si guadagna. Ecco allora che gli oggetti rotti vengono ricomposti e le crepe decorate con oro ed argento. È l'arte delle preziose cicatrici, è l'essenza della resilienza. Che cosa ci vuole dire questa metafora? Ci vuole dire che nella vita di ognuno di noi arrivano i momenti difficili, traumatici, arriva il caos. E sono proprio queste esperienze dolorose che, se valorizzate e riconosciute, rendono ogni persona unica e speciale. Ne parleremo questa sera col dottor Raffaele Ceravolo, psicoterapeuta, psichiatra, direttore del Dipartimento Dipendenze ASL di Verona, e con la dottoressa Tina Benaglio, laureata in psicologia e pedagogia. Da anni si dedica alla formazione professionale e personale e cura progetti psicopedagogici, e anche opinionista di vari giornali. Ultimamente Tina ha pubblicato due libri vicini proprio al tema di questa serata. Prima di iniziare lascerei lo spazio a una promotrice del progetto Fondo Alto Borago. È una riserva boschiva che deve essere tutelata e questo progetto va sostenuto perché c'è appunto l'acquisto. Lascio la parola, grazie. Facciamo partire un video per introdurre a questo ambiente che, come ha detto la signora in precedenza, è particolarmente suggestivo e ricco di una natura così incontaminata che sembra quasi strano sia posto nelle vicinanze di Verona. Thank you.
Grazie. Allora buonasera a tutti. Io sono Aurora Allegrezza dell'associazione Il Carpino, che promuove questo progetto, il Fondo Alto Borago. Di cosa si tratta? È un progetto molto importante per noi, ma penso per tutta la collettività, perché si tratta di tentare l'acquisto di un'area di 38 ettari, posta situata in questo luogo a nord di Avesa e a sud di Montecchio, praticamente tra Avesa e Montecchio di Negrar, quindi vicinissimo alla città. È un'area boschiva, piena di sentieri e di percorsi, che attualmente viene utilizzata da camminatori, escursionisti, ciclisti e soprattutto naturalisti, persone che sono interessate a conoscere questa natura meravigliosa di cui avete visto un piccolo flash. Che cosa vuole fare il FAB, Fondo Alto Borago? Promuovere questo acquisto. Per promuovere questo acquisto siamo partiti con una raccolta fondi per recuperare il prezzo di questo terreno che viene posto all'asta. Perché comprarlo, direte voi, sta bene così? In realtà già per ben due volte hanno tentato di tagliare il bosco per impiantare vigneti. Sappiamo che noi siamo nella terra dei vigneti, ma ci dispiace che quel luogo così magico debba essere trasformato in vigneto e quindi tolto all'utilizzo che adesso ne viene fatto. Per cui si è deciso, questo terreno è stato messo all'asta, di tentare la partecipazione a questa asta. Finora sono stati raccolti abbastanza fondi, cioè noi pensiamo, ma non sufficienti per partecipare. L'asta, per partecipare all'asta, l'offerta minima di 270.000 euro e la massima 360.000, noi finora abbiamo raccolto intorno a 100.000 euro, non pochi, visto che ci lavoriamo da giugno, da luglio, da due mesi. Però vogliamo con questo promuovere l'iniziativa e anche promuovere il significato che questo territorio ha e può avere per tutta la collettività. Quindi sono presenti in questo territorio un sito protetto dal punto di vista naturalistico, è all'interno del SIC Vaio Borago, Vaio Gallina Progno Borago, per chi conosce, sono luoghi molto interessanti e pieni di specie sia dal punto di vista vegetativo che faunistico, avete visto un piccolo spaccato, molto particolari, abbastanza uniche e anche speciali. I comuni di Verona e di Negrar ci hanno dato il patrocinio perché il territorio si trova all'interno dei due comuni e quindi noi procediamo con questa raccolta fondi. Abbiamo coinvolto anche tantissime altre associazioni che ci hanno dato contributo, anzi colgo l'occasione e ringrazio Terra Viva per la grande disponibilità e questa opportunità che ci permette di divulgare il nostro progetto. In cosa consiste la raccolta fondi? Ci sono due raccolte, una con crowdfunding, quindi uno può donare, basta andare sul sito, sulla pagina Facebook Fondo Alto Borago, oppure c'è un'altra raccolta, quella più consistente, che riguarda valori più alti, quindi da 1.000 euro in su. Quindi perché e quindi vanno versati, questi eventuali donatori dovranno versare al Fondo Alto Borago questa quota, che può essere restituita nel caso che tutta l'operazione non si riesca a fare o che qualcuno faccia l'asta, che noi non ci riusciamo a partecipare. Per cui per la raccolta di questi fondi si possono fare delle piccole cordate, come tanti hanno fatto, tante associazioni hanno riunito, hanno dato un conto corrente di riferimento e raccolto in piccoli gruppi la cifra minima di 1.000 euro che può essere restituita. Ecco, tutti i dettagli poi li potete vedere nella brochure che potete prendere là al nostro banchetto, potete chiederci informazioni più dettagliate per quello che vi serve. Bene, grazie per l'attenzione, io ho finito, buona serata a tutti.
c'è il bottone sopra. Pronto? Sentite adesso? Sente. Mi sentite? Sì, dai. Ma devo proprio urlare o? No, no. Beh, buonasera a tutti. Allora, mi presento, sono uno psichiatra. Ultimamente da qualche anno, non mi ricordo più da quando, sono in pensione, però continuo a lavorare facendo psicoterapia e dando anche farmaci, possibilmente sempre meno possibile, se posso. Lavoro al poliambulatorio della mia medica ad Omegliara. Mi riempie la vita perché spero di poter essere utile a qualcuno nel migliorare le sue condizioni di vita. Detto questo, è da tempo che, come tutti gli esseri umani, spero, cerco di dare risposte. Niente. Cerco di dare risposte alle solite domande. Perché siamo qui? Qual è il senso della vita? E così via. Facendo questo lavoro di scavo personale, che è anche piacevole, che è compito di ogni essere pensante, spero, per non calcolandosi come vegetale che vive tutti i giorni senza pensare il perché, ho affrontato varie tematiche, dalla visione, diciamo, orientale della vita, che mi ha aiutato molto, alla riscoperta degli antichi filosofi greci, romani, tra cui Marco Aurelio, stoico, che magari l'avessimo adesso a capo del nostro governo, per le profondità del pensiero, per la disponibilità al bene comune che ha dimostrato, alle neuroscienze e alla fisica quantistica, perché la visione della realtà può essere vista da molte parti. Per questo spero che sia possibile rivedervi per poter approfondire argomenti di tipo diverso. Per questa sera parliamo dell'ansia. Adesso vediamo se vado in avanti. Sì. Per parlare dell'ansia, questa prima slide mostra in realtà quanto poco sappiamo non solo di noi stessi, ma del macrocosmo. Nella composizione dell'universo, il 70% è energia oscura, il 25% materia oscura e il 5% sarebbe la materia che conosciamo, fatta dagli atomi. Questo vi dà l'idea di che cosa, di quanto poco conosciamo. Non parlo dell'antimateria che fa parte della materia, quindi gran parte, il 95%, non è conosciuto, non sappiamo cos'è. Sappiamo che esiste perché deflette la luce e così via. Altrettanto, come nel macrocosmo, così praticamente avviene anche in noi. La gran parte di noi agisce secondo l'inconscio. Agisce secondo gli schemi prefissati di quando siamo nati, da quello che abbiamo preso dai nostri genitori, non solo, dalla trasmissione genica delle generazioni che ci hanno preceduto. L'inconscio vive delle esperienze vitali che abbiamo fatto, dei sentimenti che abbiamo fatto, ma cerca di cambiare il meno possibile, per cui noi tendiamo a reagire sempre nella stessa maniera o più o meno con lo stesso schema, se messi di fronte allo stesso ostacolo o la stessa situazione. Mi piace molto pensare al valore della parola, perché in principio era il verbo, che presuppone il fatto che Dio, se esiste o se è esistito, comunque ha pensato qualcosa e poi l'ha espressa. Nelle parole quindi ci sono molti contenuti importanti. Ansia, la parola ansia di cui vi parlerò questa sera, racchiude in sé già una parte della sintomatologia che dimostra, cioè un senso di strettezza, di restringimento, specialmente delle vie aeree, da cui è derivato anche angoscia, angina, un passaggio angusto, anche in tedesco die Angst e l'ansia, e così via. Quindi è già scritto praticamente gran parte della sua modalità di esprimersi. In realtà pensiamo che l'ansia assieme al dolore sono meccanismi di difesa, sono di aiuto, non sono pulsioni che partono da noi, che sono contro di noi, ma fanno parte di noi. Quindi uno dei sistemi per vincerla o per affrontarla in maniera più tranquilla, come vi dirò nel corso dell'intervento, è quello di non combatterla, ma quello di conoscerla, quello di sapere che fa il suo lavoro, ci avvisa che qualcosa non sta andando a livello psicologico.
A livello somatico ci pensa il dolore e non mette in campo né l'ansia né il dolore, perché sarebbe impossibile che facessero così, non mettono in campo la ragione, perché se ci stiamo scottando il piede lo ritiriamo violentemente dal terreno per evitare la continuità di una scottatura, non è che il messaggio arriva fino alla corteccia frontale, centro delle decisioni, ma arriva al midollo spinale, dal moto neurono spinale, passa subito ai muscoli della gamba, che ritirano la gamba senza decisioni ponderate. Non c'è tempo, quindi la velocità è la nostra salvezza. Il dolore ci aiuta, ci avvisa che qualcosa non va in determinati organi, così l'ansia non passa per la coscienza, ma scatta in maniera autonoma come tanti meccanismi automatici che abbiamo tutti i giorni. Gran parte della nostra vita avviene in maniera automatica, anche perché è una maniera per risollevarci da scelte quotidiane, partendo da Adamo ed Eva, nel senso che se ogni mattina uno deve alzarsi e dire aspetta, quale muscolo metto in funzione per poter stare poi in piedi, devo contrarmi, la colonna come deve stare? No, è tutto scontato, è automatico. Quindi anche questa è una situazione di aiuto, dovrebbe permetterci per fare altro, per pensare, per scegliere, per vivere nuove esperienze vitali. Nel tempo, evidentemente, come vi avevo accennato prima, anche questi aiuti possono diventare una fregatura. Uno, l'ansia, se avviene per un pericolo reale o pensato tale, e poi va via, viene, ci ha aiutato, ti saluto, non viene più. Ma lo stress cos'è? È la continuità inutile di una tensione interna che dura al di là dello stimolo che l'ha provocata. Quindi siamo a livello patologico, patologico nel senso dannoso nei nostri confronti. L'inconscio quindi è il terreno da cui partono tutti i meccanismi dell'ansia. Un breve accenno al fatto che, come vi dirò dopo, questi schemi che ci aiutano a vivere in realtà sono anche la nostra prigionia, nella misura in cui non li rinnoviamo, non ci rendiamo conto chi ce li ha insegnati, non ci rendiamo conto che forse non è la soluzione più adatta per determinate nuove situazioni. C'è un altro mezzo che ci aiuta, è l'epigenetica, che anni fa non si sapeva neanche cos'era, per cui è dimostrato che cambiamenti a livello dei cromosomi avvengono nella misura in cui noi facciamo le esperienze di vita e possiamo tramandarle alle generazioni future, nel senso che non siamo come siamo solo per i geni che abbiamo ricevuto, ma dei controlli che possono slatentizzare, possono attivare dei cromosomi, dei geni nuovi, avvengono in base alle nostre esperienze. E questo che è fondamentale, possono essere trasmessi geneticamente. Allora, quando abbiamo un attacco d'ansia, sapendo che è un meccanismo d'aiuto, pensiamo che in maniera primitiva l'ansia serviva ai nostri progenitori quando dovevano affrontare le belve nella savana, quando dovevano affrontare un pericolo che non conoscevano, erano allerta. Stare allerta cosa vuol dire? Il sistema simpatico automaticamente ci mette in condizione di attaccare o scappare. Per attaccare in maniera utile, il cuore pompa più sangue più velocemente, più sangue lo pompa ai muscoli. Siamo pronti, siamo tesi, siamo concentrati, non abbiamo più né fame né sete, né siamo preoccupati per qualche parola ricevuta o per qualche parola detta. È questione di sopravvivenza. Per questo serve l'ansia. Quindi vi renderete conto che questo patrimonio che ci viene dalla preistoria è un nostro possibile aiuto, ma è una fregatura costante, perché non siamo in pericolo di vita ogni giorno. Perché siamo così tesi se le cose importanti sono altre? Perché evidentemente l'inconscio, che è come un bambino, come vi dirò dopo, evidentemente parte per le sue vie preferenziali che non sono di sicuro ragionevoli. E come vi dicevo prima, come per il dolore, l'ansia non può permettersi di scattare con il permesso
della corteccia cerebrale, quella decisionale, perché in questo caso non scatterebbe. In realtà quando abbiamo una sensazione particolare, quando siamo allerta, il sentirsi bene o sentirsi male, mi sento così e così, non sono solo parole, sono trasmissioni che poi l'inconscio capisce e trasmette in maniera automatica a tutta una scarica di chimica e ormonale. Infatti c'è l'asse ipotalamo ipofisario che fa scattare l'adrenalina, che poi la gente che stimola il cuore che batta di più, che pompa di più, che porta verso i muscoli e così via. È tutto calcolato, è tutto una macchina perfetta. La fregatura dell'ansia è che non sono possibili minacce, non può muoversi solo per minacce esterne, ma anche interne, perché nel nostro profondo, appunto, navigano sensazioni di malessere, magari che covano da anni, da tensioni emotive che magari abbiamo sviluppato il giorno prima, o qualche parola maldetta, o qualche sguardo malfatto, o qualche cosa è andata bene, o qualcosa che è andata male, in questo caso è andata male, diciamo che ci naviga qualcosa e la viviamo come un qualcosa che non vorremmo provare, e quindi come una minaccia. Vi dicevo che l'ansia ci mette in condizioni di attaccare oppure scappare. Molte volte però può succedere il blocco. Non so se vi è capitato, a me sì, di sognare a volte di essere in pericolo, ma di non riuscire a muovermi. Un tipico sogno che faccio, non spesso, se non dovrei autoanalizzarmi anche in questo caso più spesso, è per esempio tirare la palla nel canestro e la palla non si stacca dalla mano. Cavolo, una sensazione bruttissima. Vabbè, oltre all'attacco e alla fuga c'è quindi anche il blocco, che può colpire chiunque come meccanismo di difesa. Ecco, per esempio, quello che mi ha colpito un giorno fa, ricorreva 19 anni dall'attacco a New York. Diciamo che tante persone, per quanto riguarda i testimoni, non solo, e quelli che sono sopravvissuti, hanno potuto raccontare di essere rimasti bloccati dalla tensione del momento. E non solo bloccati, mentre qualcuno, come scritto qua nella slide, si mise in salvo dopo aver fatto cose come telefonare, mettere in ordine i propri cassetti, chiudere il proprio ufficio, andare in bagno, mandare delle email o cambiarsi le scarpe. Questi sono sopravvissuti, quindi hanno avuto solo fortuna. Ma se ci pensate un attimo, sono tutti meccanismi di ripetere schemi conosciuti. E tutti gli schemi conosciuti danno sicurezza, danno tranquillità. Quindi hanno telefonato, hanno messo in ordine i propri cassetti, quindi le proprie cose. Hanno cercato una chiarezza, una tranquillità interna in un momento disperato. Gli schemi ci danno sicurezza, come vi dicevo, con le percezioni dei nostri sensi conosciamo la realtà. Col cavolo, la realtà che vediamo è quella che vogliamo vedere. Anche qua, vi dicevo prima, le neuroscienze, la fisica quantistica ci dimostra in realtà che conosciamo pochissimo. Non solo, che anche in questo caso per aiutarci, il cervello riconosce nella realtà schemi conosciuti e se li inventa. C'è, per esempio, non ho potuto portarvi la slide, ma ne parleremo qualche altra volta, spero. Per esempio, in una scacchiera ci aspettiamo che le posizioni dove mettiamo gli scacchi o le dame siano alternati, bianchi e neri, o bianchi e marroni, indifferenti. Quindi sono alternati. In una scacchiera il cervello del 95% delle persone riconosce un'alternanza di caselle, anche se sono diverse. Sono uguali attaccate a quelle vicine, parole povere. La mente pensa che sia impossibile che ci siano caselle spaiate e se le inventa. Era importante mostrarvi, ma potete trovarlo anche su internet. Ma a parte questo, tra le miliardi di dimostrazioni dell'incertezza che abbiamo, vitale, dovuta al fatto che le certezze dei sensi non sono tali, sia a livello della vista, sia a livello del tatto e così via. Per esempio, provate a leggere velocemente
quello che c'è scritto sulle slide. Ci riuscite? Più o meno. Beh, dopo aver iniziato veloci vedrete che funziona, si va fino alla fine. È così? Riuscite a leggere? Ecco, la realtà qual è? Delle lettere, va bene, seguono una determinata logica, ma quello che la mente sta leggendo, che la vostra mente ha elaborato, sono cose conosciute, adattate a uno schema che in realtà non è così. Noi vediamo effettivamente quello che vogliamo vedere, sentiamo quello che vogliamo sentire, perché cogliamo solo quello che focalizziamo, ma nella realtà immensa noi siamo, per esempio, se ci svegliamo negativi un giorno, vedremo evidentemente solo e sentiremo solo le negatività della giornata. E uno che si sveglia ottimista noterà, come sempre, ci sono sia cose negative o positive nell'arco di una giornata, noterà solo quelle, perché ha occhi per vedere solo quelle. Non significa che non esistano gli altri. Anche questo è una cosa strana, è l'unica cosa che vi mostro di strano, oltre a tutto quello che si potrebbe fare. Qua dice, il cervello è davvero necessario, oltre al caso riportato, non so se riuscite a leggerlo, se no ve lo dico io, ci sono parecchi casi dimostrati, direi scientificamente dimostrati, nel senso che non sono storie, riconosciute quindi dalla clinica, di persone con quoziente intellettuale molto alto, addirittura gente laureata, che non aveva il cervello. Non l'aveva nel senso che aveva pochi millimetri, pochi centimetri compressi dal liquido dei ventricoli cerebrali per malattie, che non si avevano accorto di avere e che avevano compresso, quindi non è... Uno dei dubbi è, ma il cervello, che adesso tanti scienziati, tra virgolette, pensano che sia anche la sede della coscienza o dell'anima, sia una macchina molto elaborata, in realtà possiamo farne a meno, ci sono dimostrazioni pratiche. Chiusa parentesi. Allora, bisogna tentare di cambiare se vogliamo migliorare, se vogliamo affrontare la vita per quello che è, non solo utilizzando schemi magari controproducenti per noi. E dobbiamo quindi conoscere più l'inconscio. L'inconscio è un mondo strano, non conosce né lo spazio né il tempo, quindi ci avviciniamo alla fisica quantistica, e non conosce il no. E ricordo sempre un fatto, appena venuto a Verona ho telefonato a mia madre che stava in Calabria e dico, ascolta, ho sentito che volevi mandarmi una dolce vita, a me mi piacciono le dolce vite. E fa, sì Uccio, dice, di che colore la vuoi? E dico, mamma, guarda, di tutti i colori basta che non me le dai marron perché ce l'ho già una. Quando è arrivato il pacco, l'ha aperto, era marron. Mia madre si è giustificata dicendo, è l'unico colore che di cui mi sono ricordata. Così fa l'inconscio. Non si può dirsi, non bisogna aver paura, perché per non averla bisogna prima provarla. Non capisce, quindi non capisce l'essenza. Vuole aiutarci l'inconscio. È come un bambino. Più lo conosciamo e lo sentiamo parte di noi, più collaborerà con noi, anche qua, come con l'ansia. L'inconscio che genera l'ansia è tutto un mondo che fa parte di noi stessi, non dobbiamo combatterlo. Più ci avviciniamo a lui, più saremo completi, più saremo più ricchi come persone. E qua ci sono gli esempi dei bambini, che vi dico, è come un bambino, perché il bambino fa così, no? Si nasconde, fa così. Perché il ragionamento del bambino è, io non ti vedo, quindi tu non mi vedi. Così ragiona l'inconscio. E qua ci sono una serie di slide, le vedete? Dove ci sono dei bambini che si nascondono coprendosi gli occhi in pratica. Pensano di non essere visti, sono tranquilli. Questo poi... Lui non vede, quindi... Allora, altro meccanismo dell'inconscio. Ve lo dico perché per superare l'ansia bisogna conoscere l'inconscio, il mondo che la provoca, no?
Anche qua bisogna dire io smetto di mangiarmi le unghie, non io smetterò, perché presente, passato e futuro per l'inconscio è tutto uno, ma vive soprattutto il presente, come dovremmo viverlo noi, quindi bisogna cambiare, bisogna cominciare a parlare. Oppure anche qua, come vi dicevo, i colori, la dolce vita marron, basta nominarla, marron gli resta, mangiarmi le unghie gli resta in un certo senso. Oppure quando uno dice, se ti dico di non pensare a un grasso gatto rosa con gli occhiali da sole sul monopattino verde e che si mangia una banana, che cosa hai pensato? Tutte queste parole hanno creato in noi l'immagine che non avremmo dovuto sentire. Se qualcuno per aiutarci che siamo tristi dice mi raccomando non essere triste, rafforza la nostra tristezza perché conferma la sensazione che proviamo. Sembra una banalità ma non è così. Noi rispondiamo in maniera istintiva a una parola, restiamo male per una singola parola. La facciamo nostra e quindi quando parliamo e quando parliamo con noi stessi cerchiamo di essere tranquilli, cerchiamo di essere positivi. Perché se no, se uno per esempio si sveglia alla mattina, come dicevo prima, pessimista, mamma mia, mi sento poco bene oggi. Ma non resta lì, nella bocca la parola non mi sento bene. Scatta al cervello il meccanismo per fare la per stimolare la sensazione fisica di non sentirsi bene, che potrebbe essere un malore alla testa, a seconda della propria personalità e dei bersagli ormai cronici che ogni persona ha durante il corso della sua vita, chi gli prende lo stomaco, chi ha la cervicale, chi non sente un peso sulle spalle, ognuno ha le sue. Stiamo attenti alle parole che ci diciamo, perché hanno fatto anche un'esperienza con delle persone che si sono prestate per vedere un attimo come funzionava, quali parti del loro cervello si attivava facendo determinate cose. Hanno detto a queste persone allargate le labbra. Non gliel'ho detto sorridente, gli hanno detto solo di allargare le labbra. Le zone cerebrali che si sono più attivate sono state quelle del piacere. Premesso, non esiste proprio la zona del piacere, ma diciamo che avendoli fatto prima divertire, avendo visto come erano contenti in determinate situazioni, hanno visto che l'attivazione cerebrale era in determinate zone. Con la semplice apertura delle labbra, quindi con un finto sorriso, si sono stimolate le stesse aree. Cosa vuol dire? Che c'è uno stimolo e una controrisposta continua, nel senso sto bene e quindi sorrido, ma se sorrido sto meglio. Sembra strano, ma è così. Tipo anche qua, se uno si addormenta e comincia a fare domani cosa devo fare? Oddio, speriamo che va bene, però devo fare A, B, C e D e la viviamo con ansia. E chiaramente già ci impostiamo in maniera negativa rispetto a qualcosa che ci aspetterà nel domani. La mente conscia lascia lo spazio all'inconscio, anche qua in maniera automatica. Per esempio, quando ci mettiamo a letto, saremo stanchi, partiamo in quarta. Non c'è una decisione nostra di addormentarsi. Un mese o due mesi fa mi sono messo in testa, adesso voglio cogliere il momento dello stacco tra la mia coscienza di essere presente e l'inizio del sogno. Chiaramente non ho dormito tutta la notte perché ero lì e mi sono preoccupato, dico domani di nuovo, allora non dormo più, no, grazie a Dio, applicando un po' dei consigli che sto dando a voi, mi sono tranquillizzato e non riuscirò mai a cogliere. Però questo vi fa capire come, pur essendo una persona, abbiamo delle parti di noi che in certi momenti ci aiutano e ci comandano, perché l'inconscio ha deciso che dobbiamo dormire e non chiede il permesso. La nostra razionalità prende atto che a un certo punto gli occhi sono aperti, ma ci sono quei momenti di sia del prima di addormentarsi, che nel primo risveglio del mattutino, che siamo ancora lì, dove dicono in tanti vengono le idee migliori. C'è anche qua una connessione più evidente, più ferma tra ragione e inconscio, tra quello che siamo razionalmente e quella parte immensa che dovremmo sfruttare di più, e lì siamo più produttivi. Quindi se vogliamo meditare un po', perché la meditazione aiuta contro l'ansia, possiamo farlo e dobbiamo farlo, sarebbe il caso di farlo meglio prima di andare a dormire, oppure la mattina appena svegli, perché siamo lì,
nella zona grigia tra la coscienza e tra la non coscienza. Allora, buone notizie sono che la plasticità del nostro cervello è viva a qualsiasi età. Cellule nuove si formano, anche se anni fa si pensava di no, ma soprattutto si formano circuiti nuovi. Ogni volta che noi facciamo qualcosa e la ripetiamo, come fanno gli atleti che si rinforzano facendo lo stesso esercizio e poi sono più bravi, così il cervello, se vede che rifacciamo lo stesso esercizio, prepara un circuito neuronale, cioè che i neuroni sono le cellule cerebrali, attivano un circuito e uno con l'altro si collegano. La scarica elettrica, perché siamo fatti di magnetismo, elettricità e nient'altro, scatta questa elettricità tra un neurone e l'altro e fa un circuito. La prossima volta che rifacciamo la stessa cosa, la fatica sarà minore, la strada sarà aperta, si è formato il circuito. Non solo, le meraviglie della natura sono che quando un circuito si ripete più volte, le fibre che trasmettono il messaggio vengono avvolte da altre cellule, che si chiamano cellule di Schwann, differente, cellule, che si avvolgono a spirale e le formano un manicotto. Il manicotto, come il filo elettrico, forma una guaina per cui la velocità del messaggio sarà maggiore. In parole povere, anche qua, in automatico, utilizzando spesso quel circuito, sappiamo che è importante per noi e quindi la natura lo rende più veloce. Bello, no? E neuroplasticità è il termine che sta a significare che appunto il cervello può modificare la sua composizione. Chi può modificarlo? Noi. Col pensare che vogliamo farlo, attivando pensieri nuovi, attivando ripetizioni nuove, avendo la pazienza se vogliamo cambiare il nostro carattere, che come vi dicevo prima, la ripetizione stimola lo stesso circuito. Sarà più facile fare le cose che vogliamo cambiare e cambiare anche il nostro carattere, perché non è neanche vero con queste nuove scoperte pensare che io sono fatto così, non posso cambiare. Col cavolo, non vuoi? Non si parla che è facile, bisogna impegnarsi. Qualsiasi compito che presuppone esercizio, ripetizione nell'arco del tempo presuppone la costanza. Non è facile cambiare, però si può. La scusa non posso farlo è una balla. Qua in questa slide ripeto il discorso della mielina. Ecco, il fatto di stare nel presente è un qualcosa che dimostra il fatto che è vero quello che dicevano i saggi, sia orientali sia i filosofi greci e i filosofi antichi in generale, che se uno pensa sempre al passato a volte è depresso, se uno pensa al futuro, Dio che cosa sarà, a volte è ansioso, il saggio pensa al presente. Evidentemente la vita è adesso. La vita, per quanto vi riguarda e per quanto mi riguarda, è cercare di trasmettervi, per esempio adesso, il più possibile quello che penso e voglio dirvi, perché la vita è adesso. E questo è l'attimo da cogliere. Noi molte volte non ci accorgiamo, ma anche qua ci freghiamo da soli. Certi piaceri li facciamo, ma non li rendiamo più piacevoli. Per esempio ci prendiamo il caffè, a chi piace il caffè la mattina, ma magari mentre lo beviamo non assaporiamo il gusto del caffè, non sentiamo il suo calore se lo beviamo caldo, non seguiamo la mano che accompagna il movimento, ma pensiamo adesso, dunque, stamattina cosa devo fare? Il caffè va giù, ci siamo dimenticati che in realtà lo prendiamo perché è un piacere, no, è diventato una routine. L'ansia, se per esempio supera determinati limiti e porta dagli attacchi di panico, in cui è predominante la paura di morire nel profondo, perché la paura più profonda è quella di morire. L'unica certezza, a proposito di prima, vi dicevo, siamo pieni di incertezze, sono quella che moriremo. Anche se nel profondo non ci crediamo del tutto, perché non si sa mai. Vabbè, detto questo,
diciamo che gli attacchi di panico arrivano perché abbiamo paura, manca l'aria. Molti manca l'aria, il cuore batte, oddio, le palpitazioni aumentano, sudiamo, c'è ancora maggiore attacco d'ansia perché ci rendiamo conto di quello che succede. Ma in fin dei conti, se pensiamo che l'ansia è un meccanismo che vuole aiutarci, se l'attacco di panico o gli attacchi di ansia hanno sempre lo stesso rituale, perché ogni persona, per esempio, probabilmente ha una maniera di espressione dell'ansia o dell'attacco che proprio di sua, chi suda prima, chi palpita prima, a chi manca l'aria prima, dopo, durante e così via. Allora, conoscendo, se vediamo lo stesso film, perché ci meravigliamo? Che cosa? La gran parte della paura profonda è, oddio, c'è qualcosa che non conosco. Quando cominciamo a vedere che si ripetono schemi, tiriamoci fuori. So che non è facile, ma proviamo ad accettare l'attacco come un qualcosa che ci rendiamo conto che ci sta capitando. Quindi diventiamo in un certo senso protagonisti, non più trasportati dall'onda dell'ansia, ma vediamo la scena sulla sponda del fiume e vediamo che le onde passano. E come tutte le cose poi di nostra produzione, come i pensieri ricorrenti, come qualcosa che produce e parte dal profondo, nella misura in cui la guardiamo e non cerchiamo di reprimerla, passa e va. Così anche i pensieri. Salto un po'. Tanti hanno il problema di dire: ho sempre quello stesso pensiero in testa, come faccio? Sono sempre preoccupato. Ma più che preoccupato in senso lato, c'è un pensiero particolare, o più una categoria di pensieri che si ripete in maniera costante. Anche qua, quale parte di noi costruisce i pensieri? Sempre una parte nostra. I pensieri possono essere scacciati, non è il caso di farlo, perché lotteremo contro una parte nostra, sprecheremo energie, mentre se noi li stiamo a guardare diventano una cosa più semplice. E il pensiero è facile anche aiutarsi un po', perché per esempio c'è il principio del chiodo scaccia chiodo, e nel senso che un pensiero possiamo averlo uno alla volta. In realtà possiamo fare 10.000 cose, possiamo pensare di avere che sto parlando, vi sto guardando, sento la musica lì, mi rendo conto di avermi, sto elaborando varie sensazioni, ma pensiero proprio elaborato uno alla volta. Quindi si spiega anche come contro l'ansia, contro pensieri ricorrenti, funziona, e quasi tutti l'hanno provato, il fatto di essere attenti a qualcosa che ci piace, a qualcosa in cui la mente si focalizza su qualcosa e non ha il tempo né di creare altri pensieri, perché ci piace, perché siamo lì. Può essere la lettura di un libro, può essere un'attività particolarmente piacevole per noi, e può essere come fondamentale, per esempio, il perdersi nel proprio respiro. È uno dei meccanismi orientali più consigliati, come anche nella mindfulness, è la base della mindfulness, per cui se uno pensa al proprio respiro e lascia andare anche pensieri eventuali disturbanti, perché uno dice: cavolo, devo pensare al respiro, però intanto i pensieri navigano. Non bisogna meravigliarsi, bisogna lasciarli andare e tornare sul respiro, perché si hanno due meccanismi utili. Il respiro profondo già rilassa i muscoli e quindi anche la mente. Il fatto poi del chiodo scacciachiodo che vi dicevo prima funziona, perché nella misura in cui stiamo pensando come stiamo respirando, non abbiamo tempo né voglia per pensare ad altro. In questa slide parlano della telomerasi, che è una parte dei cromosomi che praticamente con l'andare del tempo e dell'età si atrofizzano, si consumano gradatamente, e danno il via poi alle morti cellulari, non alla morte nostra globalmente, ma a livello alla degenerazione cellulare, perché il cromosoma su cui sono messi poi non riceve più gli stimoli che sono in grado di fare. Hanno dimostrato che i telomeri, la telomerasi, questo enzima, resta vivo in caso di persone che pensano un po' a quello che fanno. Non occorre essere degli yogi o dei buddisti o dei praticanti, fare meditazione ore e ore e ore. Ogni tanto pensare a quello che facciamo,
pensare a noi stessi, darci il tempo anche di sentire le nostre sensazioni, respiro compreso, migliora evidentemente anche a livello enzimatico, perché ogni cosa che pensiamo o facciamo mentalmente agisce sul corpo e viceversa. Ripeto, è meglio non lottare contro i pensieri, ma essere rilassati e lasciarli fluire. Ah sì, una cosa interessante mi pare, vi dicevo prima che siamo elettricità, ovvio. Pensate anche al cuore, gli stimoli cardiaci, è tutto uno stimolo di tipo elettrico, ma l'elettricità, come ben sapete, che crea magnetismo, e il magnetismo crea elettricità. E l'elettromagnetismo è tutto un insieme di onde che si propaga nello spazio. Noi stessi produciamo onde, la cosiddetta aura, chiamatela come volete, sia a livello cerebrale sia a livello cardiaco, è stato dimostrato. E non ci vuole molto per capire che quando stiamo male, evidentemente la sincronizzazione delle onde, la frequenza può alterarsi. Quindi mettersi in pace con se stessi, rilassarsi, dà un aiuto alla mente e al corpo per cercare quell'unità, quell'armonia a livello anche biochimico che è fondamentale. Altri piccoli consigli per superare l'ansia, usiamo l'evitamento. Se uno è ansioso cerca di evitare l'occasione che può renderlo ansioso. In realtà è una fregatura, perché con l'andare del tempo si rafforza il meccanismo per cui invece di attaccare mi chiudo in casa e non esco. La procrastinazione vuol dire in termine italiano di rimandare la cosa. Aspetta, sì, vorrei farlo, ma non ho tanta voglia, però lo rifaccio. Ogni tanto bisogna essere un poco più propositivi. E molte volte in caso di difficoltà si chiede aiuto. Perfetto, grazie a Dio, siamo qua, siamo animali sociali. Ma se si continua a richiedere aiuto alla stessa persona o altre persone, non ci si abita più né a camminare da soli, ma a camminare in senso metaforico evidentemente, oppure cercare di ottenere il controllo usando quel meccanismo che vi ho detto controproducente, cioè dirsi non devo lasciarmi prendere dall'ansia, è come dire vieni e prendimi, perché così capisce l'inconscio. Consiglio a tante persone, perché mi è piaciuto tantissimo, non solo il libro in questione, ma l'ho scritto solo perché se no non mi ricordo il nome, perché dico Thich Nhat Hanh, che è un monaco vietnamita che ha scritto dei libri, ma anche su internet, su YouTube, se trovate 10 esercizi di Thich Nhat Hanh, sono degli esercizi fisici prima di andare a letto che rilassano tantissimo. Ma al di là di questo ho scritto dei libri molto, molto bellini. Un attimo solo, che forse se torno indietro, sì. Consigli pratici per vivere meglio e per stimolare la neuroplasticità, certi sono evidenti, però l'attività fisica, mente sana e corpore sano, dormire bene è ovvio, mangiare meglio, avere vita sociale, pensa un po', niente di nuovo sotto il sole, novità, ecco, cercare di cambiare se stessi e cambiare un po' le proprie abitudini, concentrarsi. Molte volte ci incasiniamo e diventiamo ansiosi perché devo fare A, B, C e D. Quante volte, facendo un po' di pulizia e decidendo qual è la cosa più importante, più veloce e più principale per me, quella prioritaria, allora incomincio a pensare a quello, poi penserò all'altro. Aiuta. Concentrarsi su se stessi, ovvio, conosci te stesso. E poi l'umorismo, perché sorridere un po' non fa mai male. Vi ringrazio. Allora, intanto grazie al dottor Ceravolo, volevo aggiungere una cosa, per chi vede i cartoni animati ogni tanto, visto che il cartone animato Kung Fu Panda dice una cosa che riprende quello che, o meglio, che conferma quello che diceva il dottor Ceravolo, quando la tartaruga dice
una cosa di questo genere. Il passato è storia, il futuro è mistero, il presente è un dono. Per questo i doni noi li chiamiamo anche presente. Allora io adesso parlerò, ovviamente il dottor Cerava l'ho fatto, potremmo dire la base di quello che io andrò a dire. Comincerò con una frase che è stata riportata sul manifesto, in cui si dice: in ogni caos c'è un cosmo e in ogni disordine un ordine segreto. Quello che noi cercheremo di fare, adesso vediamo se riesco ad andare avanti, allora, sì, quello che noi cercheremo di fare è proprio questo, cioè, frase molto bella di Jung, cercheremo stasera di individuare il cosmo all'interno del caos che è stato causato dal lockdown dovuto dal Covid-19. Mi sentite? Abbastanza? Ok. E di scoprire quindi l'ordine segreto. Allora c'è stato questo virus conosciuto, e abbiamo avuto tutta l'Italia, quindi una nazione intera, in quarantena. Il virus conosciuto, questa è una cosa complicata per i medici, le misure che ci hanno chiesto di adottare, delle misure ogni tanto detto una cosa, veniva detto esattamente il contrario. E questo è un qualche cosa complicato per noi, complicato per l'inconscio di cui parlava il dottore, perché ci destabilizza. L'OMS dice mascherine sì, poi mascherine no, poi ancora mascherine sì, guanti no, eccetera, eccetera, mettendoci nel caos. L'Italia in quarantena, prima volta, penso, nella storia, telegiornali, notizie varie con morti tutti i giorni, cioè bombardati di notizie negative, notizie, come dicevo, contraddittorie. E dobbiamo tenere presente una cosa. Il dottore parlava prima dell'ansia, che è un meccanismo effettivamente di difesa, della paura, che è un meccanismo di difesa, ma la paura ha un oggetto. Io ho paura del fuoco, scappo. Ma quando io non so cosa fare, allora, oppure non conosco qualche cosa, il virus conosciuto, che all'inizio non si sapeva come curare, allora ho un nemico non conosciuto che mi fa entrare in angoscia. Non è più la paura, è qualcosa di più forte della paura. Quindi abbiamo avuto a che fare, dicevo, con un virus conosciuto, e abbiamo avuto a che fare con un fenomeno nuovo di tipo medico, sì, ma anche un fenomeno nuovo di tipo psicologico e di tipo sociale. C'è stato un periodo di allarme generalizzato, disorientamento e cose di questo genere. Ripartiamo ancora dal discorso della paura come qualcosa di positivo. Quindi chiediamoci che cos'è la paura. Come diceva il dottore, è una corretta risposta a degli eventi negativi e pericolosi. Ovviamente se io devo evitare un pericolo è una cosa importante per la sopravvivenza mia, per la sopravvivenza della specie. Certo, le cose positive sono importantissime per la nostra vita, ma evitare un pericolo è essenziale per poter continuare la vita. La paura quindi, detto con termini psicologici, innalza l'arousal, cioè l'attivazione psicofisica. Quindi la paura è nella mente, è nella psiche, ma anche nel corpo. Perché? Ovviamente, come dicevo prima, se c'è un incendio bisogna che io corra velocemente e quindi abbia la possibilità di il cuore che pompa di più, i polmoni che insomma inspirano più aria, i muscoli che scattano e cose di questo genere. Allora la domanda è: quindi se ho paura va tutto bene? Bene che ci sia la paura? Allora, sì, bene, no, non è buona cosa. Quando non è buona cosa?
c'è Roosevelt che dice: attenzione, l'unica cosa di cui avere la paura è la paura stessa. Perché? Certo, perché la paura, come l'ansia di cui parlava prima il dottore, è un'arma a doppio taglio. Quando io ho paura, il sistema immunitario non funziona bene. Lo stress, la paura, eccetera, abbassano le difese immunitarie. Allora, è più facile ammalarsi. Se c'è un pericolo, come appunto il Covid-19, invece dovremmo fare esattamente il contrario, innalzare le difese immunitarie. Altra cosa abbastanza particolare, la paura è da sempre un'arma molto amata dal potere. Perché? Beh, non è certo una novità. Allora, la paura come mezzo per governare, per fare in modo che le persone facciano ciò che a me va bene, è sempre stata utilizzata. Il modo per modellare la società e indirizzare i comportamenti dipende molto da quanta paura io riesco ad instillare nelle persone. Allora la domanda è: vabbè, cosa che dobbiamo fare a questo punto? Avere paura o no? Beh, intanto non è che dobbiamo dire: ah, non ti preoccupare, non c'è niente, non è successo nulla. No, se è successo qualcosa, è successo qualcosa. Ok? E però, attenzione, non dobbiamo fare in modo che la nostra paura venga cavalcata, venga aumentata o venga indirizzata verso ciò che conviene a qualcuno. Allora, dicevamo che questo Covid ha generato un fenomeno psicologico e sociale che tenteremo brevemente di analizzare. Per esempio, come hanno reagito gli italiani? Cosa hanno fatto gli italiani durante la quarantena? Ok, e questo ovviamente ognuno poi ha reagito in modo diverso, non è che vogliamo fare di ogni erba un fascio, ok? Però sappiamo, per esempio, c'è stato l'assalto ai supermercati. Lo stato di allarme ha fatto sì che i supermercati sono stati saccheggiati, sono state fatte scorte di alimenti, alimenti di prima necessità e anche alimenti non di prima necessità, però che la gente reputava importanti. Perché è avvenuto questo? Ci sono delle ragioni, che sono le ragioni della nostra psiche. Questa è la piramide di Maslow. Allora, se volete, è una cosa un po' semplicistica, ormai si pensa questo. Però lui cosa dice? Dice che noi abbiamo dei bisogni che sono di tipo fisiologico, dei bisogni di sicurezza, di affettività e d'appartenenza, il riconoscimento sociale, l'autorealizzazione. Ok? Noi quando abbiamo soddisfatto, vediamo se riesco a tornare indietro, allora, forse questo, così, sì, quando noi abbiamo soddisfatto i primi, il gradino basso, quelli fisiologici, passeremo ai successivi, poi passeremo agli altri ancora, affetto e appartenenza, poi al riconoscimento sociale e poi l'autorealizzazione. Però, secondo Maslow, cominciamo dai primi e andiamo sempre più su nella piramide. Nel momento in cui c'è uno stato di emergenza, noi cosa facciamo? Ripartiamo dai bisogni di base, mentre normalmente pensiamo, tutto sommato, che riusciremo bene o male a realizzarli tutti, o comunque insomma abbastanza, riusciremo ad avere, diciamo, cibo a sufficienza, ma anche riusciremo ad avere dei buoni rapporti affettivi, sociali, riusciremo anche ad avere un minimo di autorealizzazione in questa vita. Quando c'è uno stato di emergenza, quando abbiamo paura per molto tempo, tendiamo a usare, diciamo, a pensare di realizzare solo quelli base, e quindi ripartiamo da quello e accettiamo sempre istintivamente, o potremmo dire inconsciamente,
che quella parte sopra della, allora, della piramide, quelli vediamo, questi qua, quelli sopra, autorizzazione, riconoscimento sociale, eccetera, eccetera, accettiamo che, vabbè, anche se non li realizziamo, pazienza. Quindi quando sono stati presi d'assalto i supermercati, gli italiani hanno fatto qualcosa in qualche modo di sensato dal punto di vista dell'inconscio o comunque dello stato di emergenza, cioè si sono procurati il cibo e hanno utilizzato, come noi ancora stiamo utilizzando, dei comportamenti protettivi, la mascherina, lavarsi le mani, eccetera. E gli altri bisogni? L'affetto, l'appartenenza, il riconoscimento sociale, l'autorealizzazione. La verità è che, certo, noi possiamo restringere i nostri bisogni per un po' di tempo, ma non per sempre. Perché? Perché siamo persone. Vediamo una cosa. Allora, in questa quarantena ci sono stati degli aspetti positivi? Cioè, a noi pare forse che non ci siano stati, eppure sì, ci sono stati degli aspetti positivi. Si tratta di andare ad individuare quindi il cosmo che è diciamo nascosto nel caos e di cercare quell'ordine segreto che è dentro nel disordine, disordine che noi abbiamo vissuto. Perché questo? Perché lo possiamo fare? In effetti gli avvenimenti negativi possono essere addirittura più significativi di quelli positivi. Ci dicono qualche cosa. In che senso? Nel senso che, così, gli avvenimenti negativi come modelli ci dicono cosa non è giusto, che cosa è sbagliato, che cosa assolutamente non dobbiamo fare. Inoltre, la mancanza di qualche cosa a volte ci dice l'importanza di quella cosa che ci è mancata. E anzi, il fatto che ci è mancata ce lo insegna molto bene. Quindi, cosa è avvenuto nel lockdown? Che cosa può averci svelato? Proviamo a vedere. Noi abbiamo avuto una quotidianità che è stata sconvolta. Sono stati sconvolti i ritmi della nostra vita, e lo scorrere del tempo, quello quotidiano, è stato sconvolto. In molti ci siamo trovati con meno impegni o comunque con degli impegni differenti, quindi con un tempo, uno scorrere del tempo diverso. Non è che per tutti è stato così, per esempio i medici che hanno fatto turni su turni hanno avuto casomai un aggravio del tempo, oppure i genitori che hanno dovuto fare anche gli insegnanti. Però in ogni caso questa esperienza particolare ci ha permesso una diversa riflessione, una maggiore forse, ma sicuramente una diversa riflessione. C'è stato magari anche un proliferare di, non so, la panificazione. Per esempio io verificavo pane fatto in casa, pizza fatta in casa che la gente prima non faceva, pasta fatta in casa e via di questo passo. Ma anche abbiamo avuto a disposizione dei tempi e delle modalità diverse per pensare a cose completamente diverse. Adesso vi porto una frase di Peter Glagadesh. Per gestire una crisi occorre saper imparare rapidamente. Ma attenzione, per imparare rapidamente nel corso di una crisi è necessario avere già imparato molto tempo prima. Quindi sarebbe importante che questa crisi ci insegnasse qualche cosa. In questo periodo abbiamo imparato qualcosa? Se sì, che cos'è che abbiamo imparato? Magari, se riflettiamo insieme, lo scopriamo. Per esempio, io mi chiedo, e chiedo voi, c'è stato una possibile ristrutturazione delle nostre priorità nella vita? Ciò che ci sembrava magari importantissimo,
abbiamo scoperto in un momento di emergenza che non lo è poi così tanto, e al contrario delle cose che ci sembravano secondarie, non so, gli affetti di casa, eccetera, invece sono, ad un certo punto abbiamo scoperto quanto sono importanti. E poi c'è un'altra cosa da tenere in considerazione: il poter reinterpretare le esperienze, e quindi rivedere le esperienze negative, ci dovrebbe proprio dare il coraggio di iniziare, quella che diceva anche il dottore, una profonda metamorfosi di noi stessi. Perché non c'è nulla come aver temuto per la vita, per la nostra vita o la vita dei nostri cari, che ci può far capire l'importanza di una vita, scusate, di una vita che abbia senso. La nostra vita che avevamo prima, che ci sembrava magari nello scorrere quotidiano andava bene così, proviamo a rivederla. Ha senso in tutti diciamo i suoi aspetti? Se non ha senso in tutti i suoi aspetti, o non aveva senso in tutti i suoi aspetti e abbiamo scoperto delle ulteriori cose in questo momento, si tratta di avere il coraggio di metterle in atto. L'altra cosa che dicevo, la mancanza. La mancanza ci può aver fatto capire l'importanza di cosa? Allora, ritorniamo a quella che era la piramide di Maslow, di cui abbiamo detto la cosa importante che è avvenuta: siamo ripartiti dalla sopravvivenza fisiologica. Forse abbiamo anche imparato, per esempio, che la sopravvivenza fisiologica, la sopravvivenza della nostra vita biologica, diciamo così, è molto importante. Magari abbiamo imparato che mangiare bene è una cosa importante, avere delle strutture mediche pubbliche buone, che funzionano, è molto importante. Avere dei medici, bravi medici sul territorio, è molto importante. Ma anche, forse abbiamo imparato anche altre cose, per esempio l'importanza di quelli che Maslow chiama i fini superiori dell'individuo, i bisogni sociali o i bisogni di sopravvivenza psicologica, le relazioni affettive, le relazioni familiari, la cultura personale o la cultura collettiva, per esempio l'importanza del lavoro. Io avevo persone che non lavoravano perché non potevano lavorare in quel momento e che mi dicevano: caspita, ho sempre odiato il mio lavoro, adesso vorrei andarci. Il lavoro è una possibilità di autorealizzazione, oppure anche non dire autorealizzazione, cioè non necessariamente, però è un qualche cosa che quando non c'è potrebbe mancarci, o comunque ci può far pensare che il lavoro che facciamo potrebbe essere migliorato, o forse lo dobbiamo cambiare, o forse l'avevamo sottovalutato e ci va molto bene così. La libertà, il dover stare in casa e non sentirci liberi, quanto è importante la libertà. Una buona democrazia, contare veramente sul nostro Stato, lo Stato italiano, o anche, non lo so, per chi è religioso, poter pregare insieme in una chiesa. Allora Maslow dice che l'autorealizzazione, pur essendo quella parte sopra della piramide, quella che lui diceva la realizzeremo dopo, è però, nonostante tutto, è quella che orienta, è quella che fa sì che ci orienti nella vita. Quindi noi possiamo avere la realizzazione della nostra parte biologica, della parte sociale, eccetera, eccetera, e però l'autorealizzazione ci spinge a far sì che la nostra vita vada in un modo o in un altro. E forse è proprio stato questo la cosa che forse ci è mancata di più in questa quarantena. Ma forse c'è un'altra cosa altrettanto importante che abbiamo visto nella sua mancanza, diciamo, che abbiamo capito nella sua mancanza. Cioè, il grande assente in molti casi è stato il corpo. In che senso?
nel senso che siamo stati condannati a relazioni virtuali in molti casi, dallo smart working, lezioni su piattaforme, amicizie virtuali, dialoghi online, per non parlare di quelli che hanno proposto, per esempio facciamo l'aperitivo online o cose di questo genere. Quindi l'importanza del corpo. Le psicologie hanno sempre parlato dell'importanza del corpo, hanno detto che è un elemento psicologicamente essenziale, il soggetto del vissuto della persona, addirittura uno come Sartre che dice il corpo è il solo oggetto psichico. È una cosa esagerata? Non proprio. Per esempio c'è stato Harlow che fece un esperimento piuttosto curioso. Studiò il comportamento di alcune piccole scimmie, delle scimmiette che erano orfane della madre. Cosa ha fatto? In sostituzione della madre ha messo la possibilità di nutrirsi attraverso una madre metallica che aveva il biberon e poi un'altra mamma non metallica ma di peluche dove la scimmietta si poteva attaccare, dove si poteva attaccare per le coccole. E cosa è successo? Qualcosa che ha lasciato sbalordito i ricercatori, perché i cuccioli di queste scimmie andavano sì a nutrirsi dalla mamma quella metallica con il biberon, ma in effetti poi passavano tutto il loro tempo abbracciati alla mamma di peluche, quella morbida. Non solo, rispetto agli altri cuccioli che avevano lì in laboratorio, questi cuccioli erano molto più sani, fisicamente, erano molto più sani psicologicamente. E quindi erano più intraprendenti, per esempio, nell'andare a cercare nuove esperienze e cose di questo genere. Allora voi dite, sono scimmie queste. Non solo le scimmiette. C'è un francese, René Spitz, che ha osservato le medesime cose nei bambini. I bambini, quelli che erano messi negli orfanotrofi in Francia, ai suoi tempi, erano all'interno di strutture molto belle, erano nutriti molto bene, ok? Ciò nonostante avevano delle grandi difficoltà, avevano addirittura molti morivano molto presto, questi bambini piccolissimi, questi neonati, parliamo di neonati, e avevano comunque molto facilmente delle turbe mentali. Un tempo non si sapeva il perché, adesso lo sappiamo, ne ha accennato il dottore prima, parliamo di plasticità cerebrale e collegamento con le diverse esperienze corporee proprio. La plasticità cerebrale, ve l'ha già detto, è questa ristrutturazione della parte del cervello che è maggiormente marcata nell'infanzia, ma che ci accompagna di fatto tutta la vita. Il nostro cervello si struttura e ristruttura in modo continuativo, in modo dinamico, per tutta la vita, a secondo delle esperienze che noi facciamo. Quindi, esperienze differenti vanno a stimolare connessioni cerebrali differenti e quindi modificano in modo differente il nostro cervello. Allora ritorniamo sulla paura e sulla serenità. La paura, così come il ricordo di situazioni paurose, l'apprendimento della paura stimolano determinate cose, determinate parti cerebrali, determinati neuroni, ok? Vanno a stimolare la nascita e la crescita di determinati neuroni. La serenità e la felicità, il piacere, eccetera, eccetera, vanno a stimolare altre parti cerebrali, altri neurotrasmettitori, serotonina, dopamina, eccetera, eccetera, e quindi fanno nascere e crescere neuroni e connessioni cerebrali di tipo diverso. Quindi, è vero, la situazione di emergenza che abbiamo vissuto in effetti ha portato la paura, ha portato l'ansia per sé e per i propri cari, ok? Allerta continua, cose di questo genere.
Allora, parliamo un attimo delle situazioni di emergenza. È chiaro che le situazioni di emergenza portano sempre con sé il rischio di una ferita psicologica, una ferita psicologica che a volte è anche diciamo più difficile da rimarginare o comunque grave, tanto quella che potrebbe essere, tanto quanto potrebbe essere una ferita fisica. Soprattutto se parliamo di bambini, le ferite psichiche, psicologiche dei bambini possono portare effettivamente ad avere maggiori problemi di salute mentale, ma anche a maggiori problemi dal punto di vista fisico, malattie cardiache, diabete, persino cancro. Okay. Inoltre, qua aveva parlato il dottore dei telomeri, quando una volta si diceva ha avuto dei dolori, è invecchiato di 10 anni, e dicevano delle cose sensate che dal punto di vista medico adesso diciamo vengono dette dal punto di vista medico, non era una sciocchezza che dicevano. Torniamo allora a cosa possiamo fare. Cos'è che possiamo fare? Intanto si tratta di rafforzare possibilmente il nostro sistema immunitario, perché si tratta di essere più resilienti al virus. Come? Dieta equilibrata, di cui parlava anche il dottore, l'attività sportiva, ma anche e soprattutto cercare di trovare la possibilità di entrare in uno stato psicologico positivo. Possiamo utilizzare intanto delle terapie, certo. Quali terapie? Ci sono delle terapie che sono quelle tradizionali, per cui effettivamente quelle che sono chiamate in psicologia cognitivo-comportamentali, psicologico-psicodinamiche, eccetera, eccetera, aiutano, certo, sono una cosa molto buona. Ma c'è un ma. A volte succede che la persona che ha avuto un'esperienza negativa riesce a capire che quell'esperienza negativa è passata, si è conclusa, ho ristrutturato il mio modo di vedere la vita, eccetera, eccetera, ma nonostante una visione, diciamo, intellettualmente giusta dell'esperienza negativa, continua ad avere nel corpo, l'esperienza corporea continua ad essere traumatica. Allora io vi faccio un esempio. Rispetto a ciò che qualche volta è avvenuto e successo nel mio studio, per esempio le donne che hanno subito violenza, soprattutto se da bambine, molte volte raccontano questo nel mio studio: sì, io capisco che mio marito mi vuole bene e l'esperienza fisica con lui, quindi l'amore sessuale con lui, è una cosa buona, positiva, però il mio corpo reagisce male se mi tocca in un determinato modo, perché era il modo in cui violentemente venivo, diciamo, toccata da bambina. Quindi non è che questa donna non riesce a capire la differenza. Ciò nonostante, il corpo reagisce comunque in un determinato modo. Quindi si può tentare di superare i traumi anche attraverso un approccio di tipo fisico. I nuovi approcci, quelli diciamo attuali che stanno nascendo, in effetti danno molta importanza, molto più importanza al corpo. Sono metodi tra l'altro interessanti perché possono essere insegnati abbastanza velocemente e hanno una, diciamo, rispondenza terapeutica molto grande. Uno di quelli che io utilizzo è l'autoipnosi. Allora uno dice: l'ipnosi è quando uno va e viene ipnotizzato. No, non è esattamente così. Noi possiamo utilizzare l'autoipnosi, anzi noi normalmente utilizziamo, anche se non ce ne accorgiamo, l'autoipnosi. Quando leggiamo per esempio un libro che ci appassiona, molte volte succede che qualunque cosa succeda non me ne accorgo, almeno a me succede questo. Magari sto leggendo qualcosa, sono così concentrata su quel libro
che mi stanno chiamando, suona il telefono, non sento. Ok? Beh, quello è uno stato di autoipnosi, ma anche in altri casi, nel momento in cui un artista sta creando, oppure, non lo so, anche semplicemente un imbianchino sta imbiancando bene, sta facendo la riga perfetta, eccetera. Quando uno è molto concentrato, è un inizio di autoipnosi quello. Quindi noi abbiamo già nelle nostre possibilità, nelle nostre capacità, l'autoipnosi, cioè la possibilità di, come potrei dire, staccarci dal mondo e restare concentrati su qualche cosa che ci appassiona, su qualche cosa di positivo. Allora, l'autoipnosi ha delle cose interessanti rispetto alla capacità di modulare, non so, l'attività cardiocircolatoria, il cuore, la parte gastrointestinale, quindi tutte quelle cose che normalmente noi non riusciamo a volontariamente dire, perché allora mi batte il cuore perché sono in ansia, cioè come diceva il dottore, se io continuo a dire ansia, 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 il cuore mi batterà di più, non di meno, ok? L'autoipnosi, così come la meditazione, che si assomigliano abbastanza, dà la possibilità invece di far sì che il corpo si calmi, si rilassi. Quindi può migliorare per esempio le difese immunitarie. Le difese immunitarie ormai lo sanno abbastanza tutti, se io sono sotto stress le mie difese immunitarie si abbassano, se io ho ansia, se io ho paura le mie difese immunitarie si abbassano, se io sono in uno stato positivo le mie difese immunitarie si alzano. Quindi sollecitare anche, come dicevo lì sopra sulla slide, la possibilità di autoguarigione. Come? Perché lo fa? È perché va a catalizzare, a sviluppare quelle potenzialità che dicevo noi già tutti abbiamo, le risorse psicologiche, le risorse fisiche già esistenti, quelle che noi già possediamo, che non sappiamo che utilizziamo, e quindi l'autoipnosi, la possibilità di autoipnotizzarci proprio, ci dà la possibilità di usare consapevolmente quelle risorse che di solito usiamo poco, magari male, ma che utilizziamo già, che già in effetti un po' sappiamo utilizzare. Ce ne sono altri, non è solamente questo, questo ve ne ho parlato perché lo utilizzo io. Per esempio c'è un altro metodo, Trauma Resilience Mode, TRM, di solito considerato così, è stato utilizzato per esempio sulle vittime dello tsunami nell'India meridionale, e anche attraverso diciamo questo metodo si sono ottenuti dei risultati interessanti. È un altro metodo che parte dal corpo, parte dall'esperienza somatica, e ha, diciamo, viene utilizzato per insegnare, cioè viene, diciamo, spiegato come utilizzarlo e viene insegnato ad utilizzarlo. Anche in questo caso si tratta della possibilità di autoregolazione della parte corporea, della stabilizzazione del sistema nervoso, dell'utilizzo di abilità, ok? Per esempio, vi faccio un esempio perché magari l'autoipnosi l'avete sentita un pochino di più, questo è molto nuovo. Si tratta di andare ad osservare tutte quelle cose negative che ci succedono senza andarle a giudicare, andare a richiamare invece alla mente delle cose positive, fare in modo che il nostro corpo, sentire il nostro corpo che tocca i nostri piedi che sono appoggiati in terra, fare in modo che l'ansia fuoriesca dal nostro corpo e venga sostituita invece da ciò che è positivo che abbiamo richiamato alla mente attraverso il pensare a una persona, a una cosa, a un evento positivo. Quindi ci sono tutte queste modalità, e guardate, sono modalità che partono dal corpo e non diciamo dalla mente. Quindi dobbiamo pensare al corpo come una delle nostre salvezze, come la nostra salvezza,
Secondo i ricercatori di questo metodo, per esempio, sì. Loro dicono che il metodo che parte dal corpo è molto, molto più significativo di quello che parte dalla mente, perché permette di connettersi con le nostre attuali risorse fisiche e interiori e portarle, diciamo, fuori. E quindi ci fa uscire dall'ansia, ci fa uscire dalla depressione, ci fa uscire dalle paure, quelle non positive, e a sviluppare proprio i circuiti neuronali nuovi. Quindi a sviluppare che cosa? Quei circuiti che sono quelli sani e quelli resilienti, quelli di cui abbiamo bisogno. Grazie dell'attenzione. Ah, scusate una cosa, solo ci sono due libri, come si diceva prima, che ho scritto, che potrebbero essere interessanti, ma non è che volevo dirvi di comprarli, volevo dirvi, se per caso avete volete comprarli e volete farli firmare, io sono qua a disposizione, ve li firmo, ok? Stop, basta. Rompendo il ghiaccio, la prima domanda, come inseriamo la negazione dell'evento nell'insieme di questo discorso psicologico? Nel senso che, guardando un po' quello che capita a molte persone, vedo che negano l'evento, tipo COVID, il COVID non c'è, non esiste. A mio avviso è un problema psicologico. Volevo un po' approfondire questo. Per rispondere a questa domanda, rifacciamoci il discorso dell'inconscio, che è come un bambino. I meccanismi più tipici di difesa dell'essere umano, uno dei primi che usiamo tutti, chi più, chi meno, è quello della negazione. Chi ha spostato questa cosa? Io no, siamo in due. Vabbè. Chi è stato, gli dice il bambino, no, io no, è stato lui. Ecco, poi c'è l'altro meccanismo di ributtare sull'altro, sull'esterno, colpe proprie, non accettando cosa negativa e che si può sbagliare. Sul fatto di negare il discorso del virus, posso anche capirlo, visto il casino tremendo di informazione, anzi la disinformazione ricevuta, per cui certezze zero. Hanno detto prima una cosa, poi il contrario di tutto, quindi nell'ambito delle incertezze uno dei meccanismi è quello di negare. Negare l'esistenza chiaramente può essere sciocco. Sull'entità potrei essere d'accordo che ci sono state parecchie cose che non suonano, tipo le morti per esempio per problemi cardiaci o morti per cancro o quant'altro non vengono neanche nominati, né immagino vengono calcolati, perché nella scienza, tra virgolette, dove per scienza si intende anche il pensiero dominante dell'elite, sia a livello medico, sia a livello scientifico, fisico e chimico, indifferente, di tutti i campi della scienza, è quello di avere delle certezze che poi si dimostrano infondate. E il fatto che determinate cose vengono disdette una volta dopo entra, fa scattare dell'incertezza. Vi dicevo poi che nel calcolo delle visuali delle cose dipende con che occhi le vediamo. Ci sono quelli che vedono più con ansia i morti in aumento, quelli che vedono invece possono vedere, perché vogliono vedere solo quello, il numero dei guariti perché sono ottimisti, quelli che invece sono più tecnici e pensano a quelli quanti sono ricoverati in malattie intensive e così via. A seconda della visione i numeri possono essere strumenti di utilizzo di tutte le parti. Poi se entriamo per esempio nel fatto della verità in assoluto, non esiste. Per quanto riguarda la politica, poi non basta scriversi sono buono e sembrare di essere buono. C'era una volta un partito che si diceva democratico, anche cristiano, ok, era automatico che tutti quelli che votavano quel partito erano buoni e cristiani? Assolutamente no.
Questo vale per qualsiasi volta che uno si mette qualche scritta tipo democratico, progressista, ambientalista, animalista, tutti gli isti di questo mondo sono delle dimostrazioni pratiche che vogliamo far parte di un gruppo, vogliamo appartenere. E qual è lo scemo che pensa di essere l'unico a pensare in una certa maniera? Se la maggior parte delle persone si rende conto che per quanto riguarda l'epidemia è fondamentale per la salvaguardia propria e degli altri di comportarsi in certa maniera, è chiaro che bisogna stimolare questa capacità di valutazione critica. Se invece per motivi di ogni genere, per esempio una cosa che mi colpisce tra le tante è che leggendo i giornali anche scientifici e medici, dopo la riunione degli otorino laringoiatri c'è la dichiarazione ufficiale che in Italia, mi invento, ci sono 4 milioni di problematiche a quel livello. Se leggi poi il discorso dei cardiologi dice ci sono 20 milioni di problemi con malattie cardiache varie. Sommando tutti i rami della scienza dico cavolo, siamo 60 milioni, ma sembra che siamo 60 miliardi, tirando fuori solo quei poveri sfigati che hanno 4 o 5 malattie che possono metterlo, che quindi aumentano il numero, c'è qualcosa che non torna. In parole povere, a seconda della visione della realtà, pompiamo i numeri o dichiariamo ufficialmente una realtà che può anche non esistere. Tornando al discorso iniziale, quindi direi che è lecito essere bene attenti e valutare con la propria testa e con la propria esperienza i dati che ci vengono dati, sapendo che i dati sono dati per portare avanti delle teorie. A seconda dell'appartenenza, uno vede più A, un altro vede più B e così via. Bisogna avere uno spirito critico. Poi bisogna pure avere fiducia in qualcuno, ognuno secondo il proprio la linea di intervento si fiderà più dell'esperto X o dell'esperto Y. Per quanto riguarda i virologi però devo dirvi che penso che abbiate avuto esperienza tutti che proprio nell'ambito della stessa scienza le idee erano completamente divergenti. Per arrivare alle cazzate, per esempio, amici sono andati in Sardegna in aereo e diceva ancora il discorso della distanza a livello esterno, ma nell'aereo no, perché si vede che hanno visto che per motivi economici non potevano mettere in crisi tutte le compagnie aeree, quindi hanno detto no, in aereo no, tanto l'aria si ricambia, c'è qualcosa che non funziona. Tanto è vero che una volta scesi dall'aereo, per poter andare nel paese in Sardegna dove dovevano andare, hanno dovuto aspettare più autobus perché vigeva la regola del distanziamento intra autobus. Puttanate, no? Non c'è una logica. In genere noi facciamo parte di un gruppo, facciamo parte di una nazione, ma già nell'ambito di ogni paese siamo disorganizzati, non c'è una visione globale delle cose. Tutti vorremmo avere delle indicazioni precise perché questa è la realtà. Prendiamo atto che in certi campi, vedi anche il virus, nessuno sa qualcosa di valido. Adesso qualcuno dice che per esempio gli anticorpi durano solo un mese, allora che cavolo serve un vaccino? Ce lo rifaremo una volta ogni mese? Ma scherziamo? Ragazzi, ognuno ragioni con la propria testa. Se avete altre domande, volentieri. Beh, sarete stufi dai di sentir parlare, alzatevi, divertitevi, rilassatevi, fate quello che volete. Grazie comunque. Grazie a te. Grazie. Una domanda l'avrei. Dai, allora, dottor Beghini ha un'altra domanda. Ah. Beh, io una domanda, anche l'avremmo anche un avviso, è solito. Allora, la domanda è se alla dottoressa, se avendo visto l'esperienza dei traumi dovuti al lockdown e alle conseguenze del lockdown, che dal punto di vista della natura abbiamo visto che mentre ogni anno il giorno di esaurimento delle energie della Terra da 10, da 20 anni a questa parte regredisce sempre di più,
il concetto è overshot, over, non mi ricordo più come si chiama, overshoot day, è il giorno in cui le energie della Terra sono state consumate in quell'anno lì, ed era agosto, ed era, ogni anno è sempre prima. Quest'anno, grazie al lockdown, si è spostato di 3 settimane in avanti. La natura ha avuto un piccolo vantaggio. La domanda è se, secondo l'intuizione, l'intuito, l'esperienza sua e vostra, questo può essere una cosa stabilizzata anche negli umani, che abbia prodotto e sedimentato qualche cosa di utile. Io mi ricordo, tutti abbiamo pensato, beh, ce le ricorderemo queste cose qua, non dobbiamo più fare cambiamenti, favorire i cambiamenti climatici, eccetera, eccetera. Vedrai che virtuosi che diventeremo. Ma ho i miei dubbi, e comunque volevo sentire così un parere su questa cosa. Un avviso invece che voglio approfittare del momento per dare è che, allora, probabilmente qualcuno sa ma qualcuno non sa, è stato fatto proprio all'inizio di questo lockdown, è scaduto allora, il biodistretto, che è un'associazione di agricoltori e di cittadini, che si chiama Valpolicella e dintorni, che ha come obiettivo semplicemente quello di trasformare l'agricoltura che abbiamo nel nostro territorio, e non solo l'agricoltura ma anche tante altre cose, anche il turismo e così via, in una maniera più sostenibile. La chiamiamo agricoltura biologica, ma chiamiamo anche agroecologia, la biodiversità e tutte queste cose. È una cosa che è abbastanza piccola ancora, ma che speriamo che si radichi, come queste esperienze che stiamo facendo, che porti avanti comunque. Allora, abbiamo iscritto d'ufficio al biodistretto anche Dante Alighieri, visto che è il suo 700° anno della... E approfittiamo di questo momento per fare una serata in cui il professor Degani, che è un insegnante di letteratura, ci racconterà le sue... quello che ha estratto lui dalla Divina Commedia, che riguarda la natura e l'ambiente, che è una cosa interessante. E poi ci sarà anche una cena con menù dantesco, cosiddetto, che sarà anche un po', io mi domando, non ci saranno patate, pomodori, melanzane, sigarette, tutte queste cose, insomma, non sarà, sarà anche un po' abbastanza complicato, credo, a fare, però ce la caveremo comunque di sicuro, perché i grandi cuochi sono... C'è anche un menù scritto, adesso non... Se guardate sul sito di Terra Viva, di sicuro c'è... E questa è a pagamento, purtroppo bisogna... È sabato prossimo, alle ore 19 c'è la relazione letteraria e alle 20 la cena. Allora, spero di vedervi ancora. Costo? È alla Coopera. La Coopera di Arbizzano, una trattoria osteria Coopera di Arbizzano. Spero che ci sono 40 posti, bisogna prenotarsi, e speriamo che faccia bel tempo, come ci assiste. Tra la luna, ho visto una stella cadente anche prima, è fantastico. Avete scelto proprio benissimo. Passo la parola per la risposta, se avete voglia. Allora, intanto è vero che ci sono stati, almeno nel mio studio è avvenuto questo, un bel po' di problematiche, soprattutto dicevo problematiche per bambini, nel senso che i bambini hanno avuto da questo lockdown qualche cosa, molti hanno avuto qualcosa di negativo, cioè il normale erano sogni negativi, incubi, cose di questo genere. Per molti c'è stato anche attacchi di panico, attacchi d'ansia, regressioni, insomma non cose positive.
Questo è avvenuto anche per gli adulti molte volte. Ah, una cosa importante, perché ho parlato del corpo, perché i bambini comunque, molti dopo un po' di tempo che non andavano a scuola, anche quelli che di solito non volevano andare a scuola, volevano invece tornare a scuola, volevano vedere la maestra, volevano vedere i compagni, urlavano magari ai genitori perché non li portavano a scuola e cose di questo genere. Perché? Ma perché la presenza fisica dell'altro è importante nei bambini, è importante per gli adulti, solo che gli adulti magari riescono un po' di più a capire che in questo momento o in quel momento non si potevano fare determinate cose. Per quanto riguarda la stabilizzazione di ciò che è il positivo di cui avevo accennato prima, è certo che da un certo punto di vista, nel momento in cui succedono cose negative, ci può capitare di dire ok, faremo questo, faremo quell'altro, non farò più questo, non farò più quell'altro, quindi dei buoni propositi. E molte volte ci capita di dimenticarcene appena girato l'angolo, diciamo così, appena le cose cambiano. E questa invece è una cosa in qualche modo da non fare. Ci dobbiamo ricordare che l'evento negativo in sé, la parte positiva, diciamo, dell'evento negativo è proprio questa ristrutturazione possibile della nostra vita, questa ristrutturazione possibile di noi stessi. C'è un rimbombo per quello? No? Abbassare, tengo io un pochino distante, va bene? Ok. Dicevo che una cosa importante invece è tener presente che l'evento negativo, se messo in positivo, nel senso la parte positiva dell'evento negativo, la dobbiamo stabilizzare, dobbiamo fare in modo che la parte infantile del nostro inconscio non abbia diciamo il sopravvento su di noi, cioè fare in modo che le cose positive che abbiamo scoperto importanti debbano essere realizzate. Ogni tanto c'è qualcuno che mi dice l'importante è avere un sogno nel cassetto, e io rispondo sempre no, perché chi ha sempre solo sogni nei cassetti poi finisce nel mio studio, e io non voglio questo. Cioè l'importante è che i nostri sogni nel cassetto piano piano noi cerchiamo di andarli a realizzare, perché se noi li realizziamo allora la nostra vita è una vita che ha senso. Uno dice bene, sì, magari non sono riuscito a realizzare tutto, però ho fatto delle cose buone, mi sento bene, e questa è una cosa che fa bene. Ma non fa bene invece, al contrario, avere un sogno nel cassetto che so che non realizzerò, perché al contrario quello è una cosa che ci fa male. Questo per dire la stabilizzazione. Poi per quanto riguarda invece diciamo la parte climatica, cose di questo genere, penso che tu sei più esperto di me. Sì, sì. È proprio la parte umana. Grazie. Grazie. Eccomi, scusate. E io ho l'ansia da microfono, quindi devo mettere adesso in pratica così gli accorgimenti che ci hanno detto i dottori, quindi cercherò di pensare alla cosa bella che vi devo raccontare. Allora, brevemente, sono qua per ricordarvi che non è finita qui, quindi ci rivedremo, spero più di quanto siete oggi. Il 4 ottobre ci sarà una passeggiata organizzata da Terra Viva, abbiamo invitato così ad accompagnarci a questa passeggiata in Silva. Non so se conoscete, in Silva è un gruppo di studiosi, scienziati, musicisti, danzatori, attori, che organizzano queste passeggiate in ambienti naturali, ma anche in ambienti molto vicini all'uomo, come possono essere i vigneti, per esempio, e accompagnano le persone in queste passeggiate. Ci sono delle tappe dove l'attore legge un pezzo di qualche scrittore legato al tema della passeggiata,
l'artista interpreta il pensiero e lo scienziato racconta cosa sta accadendo. Loro raccontano in queste passeggiate di ambiente, di cambiamento climatico, della trasformazione del paesaggio. E in Valpolicella qua il paesaggio è molto trasformato e continua a trasformarsi. Quindi vi invito tutti il 4 ottobre, ci vedremo alla località Novare che è vicino a Arbizzano e ci sarà questa passeggiata nella mattinata. Nel pomeriggio ci sarà diciamo, l'evento continuo con un concerto sempre organizzato, insomma, dove i vari artisti di In Silva si esibiranno in una performance musicale e anche oltre, insomma, arte, letture e danze. Quindi vi aspettiamo, insomma, numerosi, e avvisate anche gli altri, prendete il bigliettino, poi dopo arriveranno i volantini molto più belli, più decorati. Vi ringrazio tutti e spero di vedervi presto. Grazie. Eccoci, siamo quasi giunti alla fine, però io ho questa sera da leggervi una cosa molto bella. Una nostra ospite nelle serate che ci hanno preceduto, proprio ispirata da questa location, da questo ambiente, dalla luna, insomma, ha scritto una bellissima poesia. Quindi io adesso ve la voglio leggere. Lei è Rosalba Ferramosca, non so se questa sera è presente, mi ha chiesto appunto di se voglio leggerla. Si intitola proprio La luna rossa. Si leva piano, tonda, una luna rossa sul mare di luci lontano. Alti cipressi neri sorvegliano l'ascesa come gendarmi severi. Si parla di natura, di madre terra offesa, di paura per l'uomo ed il pianeta, timore di un domani senza più domani, di uomini incoscienti, ciechi e silenti, ma pure di movimenti, di cuori giovanili, di menti alla riscossa. Non più rossa, la luna impallidita ora illumina la notte. Le nere cime dei cipressi tese al cielo sono mani in preghiera. Grazie a Rosalba. E adesso facciamo un po' di ringraziamenti. Allora, desidero ringraziare le aziende agricole Novaia e Terre di Nierega che in queste serate hanno presentato e fatto degustare i loro vini biologici. Ringrazio Cesare Marina dell'azienda agricola Ca del Gallo che ci hanno fatto gustare il loro miele e lo zafferano. Ringrazio Alessandro Damoli, direttore dell'Accademia Musicale Lizart, che ha collaborato con noi offrendo l'impianto audio. Ringrazio Daniele Sperotto, membro del direttivo Gas Valpolicella, che ha curato insieme a Carlo Adami tutta la parte tecnica. E ancora grazie a Mario Zenari di Movimento Federalista Europeo che si è occupato di tutte le riprese video. Grazie Mario. E adesso voglio qui con me dov'è? Il signor Bettelloni. Dov'è Vittorio? Vittorio qua. Padrone di casa. Un applauso perché veramente ci ha ospitato e ha fatto grandi cose. L'applauso lo solo perché ti tocca sopportare Daniela, voi no, naturalmente. Allora, armonia e caos è un tema che qui secondo me è molto adatto perché questa proprietà, ci sono stati dei poeti per vari secoli, secondo me è una proprietà piena di armonia. Per quanto riguarda il tema più generale dell'armonia e caos, mi dispiace perché questo è un discorso venuto fuori con mio figlio, ma è timido e non è venuto a parlarne. Diciamo che la nostra generazione ha creato il caos, speriamo che la prossima riesca a ritrovare l'armonia, perché noi li diamo non solo in termini di ambiente, anche in termini di società, di inciviltà, di cattiveria,
diamo proprio un caos schifoso, quindi speriamo nei giovani. Grazie a tutti voi. Grazie. Ora, se volete degustare qualche vino, e qui ci sono anche i libri dei nostri relatori, potete dare un'occhiata, e loro sono qua comunque. Grazie ancora, buona serata.